Dio vuole darvi il suo aiuto e noi siamo qui per questo scopo. Voi dovete superare un grande ostacolo di natura spirituale. Voi dovete cioè pazientemente accogliere un ammonimento e un insegnamento eccelsi. A noi riesce un po' difficile questo ammonimento o biasimo, poiché veniamo da voi giudicati dall'amore e non mossi dall'ira. Tuttavia, in questo caso un rimprovero non può mancare. Voi dite: chi ama realmente i propri figli quando occorre li castiga. Noi diciamo: chi ama realmente i propri simili rivela loro gli errori che essi commettono. Vi preghiamo di ascoltarci con la massima attenzione, poiché stiamo per darvi una serie di informazioni che sono il frutto di lunghi anni di osservazioni. Secondo la legge divina, voi possedete il libero arbitrio, ovvero decidete da soli delle vostre azioni. Se però l'uomo prende delle decisioni errate, ne assume la responsabilità e ognuno cerca di gettare la colpa sugli altri. I torti dei vostri capi vengono sempre perpetrati in nome del popolo. Gli errori dei vostri religiosi vengono sempre ascritti al nome di Dio. Gli errori degli scienziati vengono sempre addebitati alle università. Noi abbiamo osservato tutto, abbiamo veduto, discusso e riflettuto. Non esiste peccato, per quanto nascosto possa essere, che non venga notato dagli infiniti occhi di Dio e dei suoi collaboratori. Anche noi apparteniamo agli occhi di Dio e ciò che finora abbiamo visto è per noi come un peso che soffoca e opprime ogni nostro sentimento. Facciamo appello quindi al nostro profondo amore verso di voi, per non seguire il giusto impulso allo sdegno e al castigo. La nostra ira si ritorcerebbe al fine contro di noi, perché il ciclo della nostra evoluzione retrocederebbe di migliaia di anni terrestri. Questo che vi diamo è il primo avvertimento. Vi preghiamo di colmare delle lacune e di correggere i vostri errori. È della massima importanza che noi veniamo rettamente e interamente compresi da voi. Pace su tutte le frontiere, pace in tutto l'universo.